Allora, abbiamo il capitano Matteo Scoscini che, insomma, rispetto a quando, insomma, eravamo soliti incontrarlo, adesso lo vedo nel suo ristorante, nella sua enoteca. Dove sei di bello, Marco? Sì, sono in enoteca, sono in cantina. Ecco, in cantina. Perché? Ora, non perché Matteo Scoscini abbia naturalmente smesso di giocare, ma purtroppo la squadra è in quarantena da qualche giorno. Però almeno tu, insomma, hai già fatto il tampone, stai attendendo l'esito. Vediamo un attimino quello che succederà. Insomma, giorni un po' Sì, particolari, dai, mi capitano. sono isolato in cantina. Ecco, sì, giorni un po' particolari. Sì. Decisamente, decisamente. In realtà poi sa anche poco quello che si può fare, che non si può fare. Ce l'hanno un po', ognuno dice la sua. I tamponi ci vuole tempo per farli. Chi l'ha fatto poi deve aspettare l'esito, non si sa neanche quando c'è. È un po' così, è un po' così. So che non è facile per noi che siamo alla fine dell'ultima ruota del carro, ma immagino che non sia Certo. facile nemmeno programmare qualcosa per chi deve farlo. Quindi è così, sì. Che poi Matteo, insomma, il calcio è, diciamo, la tua seconda, lo diciamo sempre, professione, perché sei un ristoratore, sei un enologo, la tua famiglia ha un bar e un ristorante ad Arezzo, quindi momenti su momenti molto molto difficili anche sulla sfera privata professionale, no, da questo punto di Sì, vista. assolutamente sì. No, vabbè, non c'è un ordine nel quello che faccio, perché poi alla fine tutto quello che faccio cerco di farlo al massimo, sempre, sia al Sì. lavoro che poi il calcio, che poi tutto il resto, il vino, eccetera. Storicamente questi sono mesi, magari lavorativamente nel mio settore, più tranquilli. Va bene, comunque ottobre, novembre non sono mesi di grande pieno, però. Comunque, non sapere poi quello che fare è sempre drammatico. Alle 18 vi fanno chiudere Sala Cinesca, almeno ad oggi, che è lunedì 9 novembre. Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime ore, perché purtroppo Già. sappiamo che la situazione sta evolvendosi in maniera non positiva, però alle 18 vi fanno chiudere a voi ristoratori la Sala Cinesca per poter fare soltanto l'asporto, Sì, no? esatto. Quindi te mi hai detto giusto per pagare l'affitto dei miei locali, no? Beh, praticamente sì, nel senso che comunque essendo io in una zona abbastanza turistica, ora il turismo ce n'è poco. Per fortuna il Infatti. ristorante lavora sempre a pranzo e quello è un po' quello che ci tira avanti. Ecco, Un po' ecco. tutto, per carità, cioè si lavora tutto, però essendo un locale prettamente serale, ovvio che chiudere alle 18 Gli è aperitivi. un danno immenso. Infatti. Parliamo di calcio, Matteo, Sì, sette meglio. punti nel... se meglio. Diciamo ci svaghiamo un po' di più. Sì. Senti, 7 punti in 5 partite, nelle 5 delle 6 partite giocate, perché dobbiamo recuperare la gara col Siena, chissà quanto, Certo. quando, voglio dire, è un bottino che tutti penso avrebbero firmato ad inizio stagione, no? Penso che, insomma, che Assolutamente. voi tutti siate contenti di questo Assolutamente risultato. sì. Sì, poi tanto si parla sempre i risultati, poi si fa una riga a fine anno e si Sì. guarda come è andata, però sicuramente cominciare così, come dice il mister, poi in realtà forse la partita peggiore l'abbiamo vinta Col Trastevere, col certo. Trastevere e io sono d'accordo. È vero anche che probabilmente almeno le altre due partite avevamo meritato qualcosa di più, Tra è vero l'altro, anche. come ho scritto, si sa, no, uno dice calendario semplice, calendario difficile, però sono arrivati 6 punti in 2 partite che avevano, diciamo, difficoltà estrema, perché l'hai detto tu, Sì, Trastevere in casa e forza, poi ma la soprattutto ad Ostia. difficoltà anche storica che facciamo fuori casa noi, È vero, anche purtroppo questo. è vero anche che non, comunque ci dobbiamo adattare molto e la bravura di questo gruppo e dei gruppi che sono stati sempre a San Giovanni è stata quella di adattarsi a qualsiasi situazione. Sai che quando si parte per andare a Roma si parte presto la mattina e comunque Non giocare una abbiamo fatto mega partita. ritiri, insomma, quindi vale No, doppio, non si. diciamo. Che ha capito. Quindi, comunque, arrivare lì e fare una prestazione in quel modo vale veramente doppio. È vero anche che alla lunga è uno sforzo doppio. Senti, Matteo, ancora è presto per dare un bilancio della tua stagione, però io penso, insomma, con Rosseti vedo che naturalmente ormai ci giochi da più di un anno, c'è una gran bella collaborazione.
Poi alle spalle, senza nulla togliere a chi c'è stato fino all'anno scorso, avete un portiere di sicuro affidamento, il che credo, insomma, anche per la vostra testa sia importante. Sì, ma guarda, con Niccolò tanto mi trovo, lo sai, ci troviamo molto molto bene insieme, ci troviamo bene l'anno scorso, ci troviamo bene quest'anno. Portiere, Chip, gran portiere, avevamo Scarpe l'anno scorso che era un gran portiere, Assolutamente. quindi comunque la sicurezza quella c'è sempre stata sia dietro le spalle che in noi, bisogna saper gestire queste situazioni durante l'anno. Ora, ci dispiace molto aver fermato il campionato adesso perché stavamo veramente bene e si trovava l'entusiasmo e la consapevolezza in queste partite qui, probabilmente. Che pensa Matteo Scuscini? Via. Se questo torneo riprenderà o meno a dicembre, se ne riparlerà dopo le festività natalizie, qual è la tua impressione? Io sono sempre stato del parere che con questa incertezza non avremmo neanche dovuto cominciare. Mi auguro che ricominci a dicembre perché vuol dire che è tornato tutto a posto. Non ne sono così fiducioso, però comunque mi auguro che ricominci a dicembre. Senti, beh, del calcio abbiamo parlato, del lavoro abbiamo parlato. Siccome ci tocca stancarsi, un vinello che consigli per una cena tranquilla, da dover appunto consumare a casa. Insomma, via, dacci un paio di nomi, Io lo almeno sai uno. che sono per lo champagne, quindi per me Vabbè, ho la capito, non sfoghi a bolla passeggiare a è champagne. certo, come no? Ma bisogna berlo, bisogna berlo in momenti importanti, cioè lo champagne a cena, ora che siamo a casa bisogna fare champagne, no, ovviamente sto scherzando. Ci sono tante tante cose che si possono bere. Ora dipende uno quello che preferisce. Io ora Dipende anche uno quanto guarda. ha in tasca per spendere, anche perché Dipende insomma. quanto uno ha in tasca per spendere, assolutamente, però questo potrebbe essere una cosina interessante da bere tutti i giorni. Lo beve anche Nicola Falomi, il bomber, quindi insomma lo Grande posso bomber. bere. Dici il nome. Nicola Gatta, Nicola Gatta, che io Agussago, per me Agussago in Aragorn. Franciacorta. Franciacorta, senz'altro, una zona che conosco, ma io di vini ne conosco quanto l'arabo, per cui insomma, vabbè. Quindi, allora, il nostro capitano, nonché enologo Matteo Scoscini, ci ha consigliato anche il vino per la cena, per cui A insomma, posto, siamo a siamo a posto. posto. Capitano, grazie di Grazie tutto, a te, buon Vasco. lavoro e speriamo di risentirci in tempi migliori, va buono? Dai, grazie mille.